L'Atalanta mette subito a disagio il Milan e Mastro Pasqua si mangia la prima palla gol della giornata. Dicono che quando arriva la pericolante fornita di Catenaccio, il problema è segnare il primo gol. Ebbene, al Milan è riuscito anche questo, Bigon al 25esimo, ma non è bastato per vincere. I rossoneri hanno giocato 80 minuti nella metà campo avversaria, ma i bergamaschi hanno a loro volta costruito buone occasioni. Eccone un paio. Albertosi compie il miracolo su tiro di Mastro Pasqua e poi rischia una figuraccia per fermare Chiarenza in contropiede. Collovati, come vedete, gli dà una mano. Quando arriva il pareggio, quindi, nulla da eccepire. Segna a tavola con un diagonale al sinistro. La difesa del Milan osserva ammirata. Nel secondo tempo i rossoneri vengono invitati a fare qualcosa di più. Di più lo fanno, di meglio no. Buriani è il primo a rifiutare il gol sull'invito di Bigon. Poi Novellino si dibatte in mezzo a un paio di avversari per servire il suo amico Antonelli, ma questi si fa anticipare da Bodini. L'Atalanta in questo periodo va un po' in confusione e May rischia la clamorosa autorete sul tiro di Buriani. Il palo respinge. Riccardo Lattanzi distribuisce nel frattempo una mezza dozzina di ammonizioni ed il giovane Osti paga forse troppo caro un fallo su Maldera. L'arbitro lo espelle dopo una lunga contestazione. Gli atalantini, Osti più degli altri, sosterranno che Lattanzi ha scambiato Osti con May, ammonito in precedenza. Comunque i bergamaschi riescono anche in 10 a difendersi dagli ultimi assalti del Milan. Quanto basta a Rota per lasciare San Siro come se avesse fatto 13. Un dipinto da 4 soldi in una cornice meravigliosa è stato pagato mezzo miliardo. Così avrebbero titolato i colleghi della cronaca nera, ma noi che sportivi siamo non entriamo in suggestioni linguistiche. Partita brutta, Milan vicino allo scoppio, Juventus sfortunata. È tutto qui più o meno. Lidom con ironia, siamo più forti dell'Olanda. Trapp con malinconia, l'ultimo tentativo ci è andato storto. Si dovrebbe a questo punto parlare del passaggio di consegne nel senso dello scudetto. Invece anche i più accaniti milanisti dovranno riconoscere che la cottura è vicina e quindi adagio con gli ottimismi. La partita ha così suggerito più impressioni per il futuro che episodi di cronaca. Si è capito, e Albertosi l'ha capito prima di tutti, che la difesa milanista di questi tempi pare un po' imbambolata e buon per essa che nella Juventus di oggi non certamente siano state le punte a brillare. Va al tiro Furino e Albertosi se la prende coi suoi. Poi il portiere non ha nemmeno il tempo di arrabbiarsi con De Vecchi che mette Tardelli in zona gol. Quindi ancora Causio ci prova dal limite facendo balbettare Albertosi. Mentre il suo ex amico Zoff riposa dall'altra parte, Albertosi è sempre invitato ad esibirsi, i pugni per neutralizzare la bomba di Cucureddo. L'azione gol del Milan è questa, da Novellino per Maldera. Un rimpallo fortunoso ed il terzinone si presenta davanti a Zoff. Il sinistro Carogna passa prima che Sartori ci metta il piede. Altri pericoli per la porta milanista, Verza, e Albertosi se la cava con l'esperienza, Virdis e Bet se la cava con una caviglia. Il Milan boccheggia ed il giovane Sartori gli dà tempo per respirare avvicinando Zoff con conclusioni innocue. Di tutt'altro genere le iniziative dei bianconeri. Benetti, subentrato a Morini, scarica sulla traversa la sua punizione e poi il gol che farà tanto discutere. Lo segna Tardelli con una splendida rovesciata. Per Michelotti è gioco pericoloso, per i milanisti l'ultimo attentato alle coronarie. La brutta partita finisce 0-0. Furino e Novellino fanno prima degli altri a rientrare sotto la doccia. Monzon domenica nel derby non ci sarà, come Antonelli e forse Bet, entrambi infortunati. Insomma, la stella rossonera è ancora tutta da sudare.